A questo punto noi andiamo dalla nostra Ilaria Vanni, che si trova a Castiglion Fiorentino per la presentazione del premio Semplicemente Donna. Linea a te, Ilaria. Sì, buongiorno Maria Stella, lo hai visto dalle immagini meravigliose del panorama di Castiglion Fiorentino qui sotto le logge di Piazza del Municipio. Insieme a me c'è Chiara Fatai dell'organizzazione per il premio Semplicemente Donna e l'assessore del comune di Castiglion Fiorentino. Ma andrei subito da Chiara per cominciare a parlare della presentazione ufficiale che sta per avvenire qui tra pochi minuti del premio che ha subito alcuni mesi di posticipo per via della pandemia, ma adesso è pronto a ripartire con la serata dell'11 di giugno. Sì, finalmente ci siamo. È un ringraziamento doveroso all'amministrazione di Castiglion Fiorentino che, nonostante questi mesi di silenzio, di lockdown, era sempre pronta ad aspettare che le nuove disposizioni dei DPCM consentissero lo svolgimento della serata. E un ringraziamento va anche alle nostre premiate perché, nonostante questi mesi di silenzio, sono sempre state in attesa e hanno detto subito di sì nel momento in cui è stata decretata la nuova data. Quindi sì, ci siamo. Ecco Chiara, un'emozione che si rinnova, le storie che porterete delle premiate di quest'anno saranno sia ovviamente storie di donne che hanno lottato per i diritti umani, donne che hanno anche subito violenza, sappiamo ad esempio purtroppo anche la scorsa settimana nella nostra provincia un caso di violenza su una donna da parte del proprio compagno, e quali sono i nomi che già potete svelare? Sì, appunto abbiamo la dottoressa Melita Cavallo, giudice di forum, abbiamo una signora che arriva dal Belgio, Cadico Età, che si è impegnata, lei stessa ha subito da bambina una mutilazione genitale femminile e poi si è dovuta sposare con un cugino molto più grande di lei, quindi è una donna che è attualmente impegnata per combattere e per contrastare questi fenomeni. Abbiamo una delle astrofisiche più importanti al mondo, la dottoressa Savaglio, attualmente assessore all'Università della Calabria. Abbiamo una grandissima stilista che è toscana oltretutto, Eleonora Lastrucci, una scenografa, ex attrice Isabel Russignova, Laura Roveri, una donna vittima di violenza, Suor Gabriella Bottani, impegnata da tantissimi anni con la sua associazione per contrastare la tratta soprattutto di donne nigeriane. Continua anche la presenza maschile che è importante. Esatto, da qualche anno abbiamo istituito questa categoria per premiare ed omaggiare un uomo che si sia impegnato per contrastare il fenomeno della violenza alle donne, ma anche per essere impegnato nei diritti sociali e civili delle donne. È il professor Enrico Cassano, che è un oncologo radiologo, uno tra i più importanti in Italia, lavora all'Istituto per i Tumori di Milano, ma il suo impegno va oltre alla sua professione di medico in Italia, perché durante le vacanze lui con la famiglia si sposta ad Haiti insieme alla Fondazione Rava, dove all'interno dell'ospedale che è stato costruito subito dopo il terremoto ha improntato un reparto che faccia appunto prevenzione per le donne di Haiti, per la prevenzione di tumore al seno, e lui durante le vacanze va ad insegnare al personale medico ed infermieristico di Haiti come utilizzare le strumentazioni che dall'Italia arrivano attraverso le donazioni. Bene, grazie a Chiara Fatai, attraverso le nostre immagini vi facciamo vedere anche il premio che spesso insomma, abbiamo fatto vedere durante i nostri servizi TG, il premio che andrà a tutte le premiate che Chiara ci ha appena elencato in anteprima. Teletruria seguirà la serata proprio delle premiazioni, io chiederei all'assessore del Comune di Castiglion Fiorentino questa partnership che continua con l'amministrazione comunale, il significato di questo premio è davvero molto caro per voi. Sì, assolutamente. È per la seconda volta consecutiva che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il premio Semplicemente Donna presso il nostro teatro Mario Spena.
E il premio naturalmente per noi ha una grande valenza e una grande importanza proprio per il messaggio che riesce a dare. E abbiamo dovuto purtroppo sospendere l'evento a novembre, perché in genere il premio Semplicemente Donna si tiene in prossimità della data del 25 novembre, della ricorrenza del 25 novembre. Quest'anno non è stato possibile per la pandemia e quindi abbiamo riproposto il premio nella prima data utile, quindi finalmente siamo arrivati all'11 di giugno, la serata dell'11 di giugno, dove avremo il piacere di poter ascoltare l'esperienza, il vissuto di queste delle premiate, perché trasmettono veramente dei valori importanti. Poter partecipare al premio è veramente una cosa importante, ma soprattutto più importante è riuscire a trasmettere i valori che ci vengono dati in quella serata. E il premio nel corso degli anni si è arricchito anche della possibilità di dare alle nuove generazioni l'opportunità di confrontarsi con le premiate. Infatti anche quest'anno c'è un'occasione di confronto, non come quella degli altri anni. Ma purtroppo l'11 di giugno le scuole sono già chiuse, quindi non sarà possibile recarsi presso i nostri istituti scolastici, però faremo un collegamento con l'ambiente universitario proprio per trasmettere i valori così importanti che porta con sé il premio alle nuove generazioni. In ultimo, a me piace ribadire che senza l'impegno e il non arrendersi alle difficoltà degli organizzatori, quindi di Chiara ed Angelo, questo evento non si sarebbe potuto tenere, quindi li ringrazio davvero tanto e mi auspico che ci sia la maggior partecipazione possibile, anche naturalmente tenendo conto delle limitazioni dovute alla pandemia che è ancora tuttora in corso, però il mio augurio è che ci siano più persone possibile che possano partecipare alla serata proprio per l'importanza che ha e la valenza che ha. Grazie, grazie Maria Stella. Se non ci sono domande da parte tua, allora io ricordo a tutti i telespettatori l'appuntamento di venerdì 11 giugno alle 18 al Teatro Mario Spina, con questo grande evento che anche Teletruria trasmetterà, e ti restituisco la linea. Grazie Ilaria, torno a prendere la linea, ringrazio anche i tuoi ospiti. Appunto, il premio Semplicemente Donna è veramente un'eccellenza del nostro territorio. Adesso noi ci andiamo a vedere lo spuntino di Alex Revelli e Susanna Cutini insieme a Gianluca Tomasi.